Sono felice soprattutto che mio figlio è stato riconosciuto eroe, è stato vittima. E almeno questa piccola consolazione della riconoscenza sia del comune sia della nostra città, ma soprattutto di tutta Italia e anche parte del mondo. Per me rimane il punto centrale è proprio questo per me personalmente, io che sono la mamma di Ciro, per la mia famiglia, proprio che la giustizia sia fatta e vengono a galla molte cose che purtroppo non si parla, cioè di questa persona non si parla mai, non si sa niente, invece della famiglia Esposito sanno tutto e tutti, sanno tutto e tutti, di noi sanno tutto, quindi vorrei che la giustizia sia fatta. I tre giorni dell'iniziativa 25 giugno 25 luglio 2014 per non dimenticare Ciro vive trovano oggi un momento particolarmente significativo con la consegna della medaglia d'oro della città di Napoli ad Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Una cerimonia nella quale si sono uniti gli aspetti personali della tragedia della famiglia a quelli legati alle problematiche riguardanti la giustizia che ancora deve compiersi e più in generale il modo di vivere il tifo calcistico. Soprattutto noi speriamo che un progetto che ci sta a cuore, che nelle scuole, non solo le scuole napoletane, ma nelle scuole nazionali ci sia un'educazione contro la violenza negli stadi e sullo sport soprattutto. Questo appello mio sarà sempre e continuo, è il mio motto ormai. Lo sport deve unire, non deve dividere, nessun colore di maglia deve dividere il calcio. Ma il calcio deve essere unione, pace e solidarietà fra le persone e quindi soprattutto non politica e via discorrendo e soprattutto sanzionare qualcosa per fare educazione nelle scuole alla non violenza negli stadi e nello sport in genere. Ma il riconoscimento di un supremo atto civile compiuto da Ciro Esposito che si trovava al momento giusto nel posto giusto, perché lui stava andando allo stadio, non doveva lui prevedere quello che è accaduto e si è frapposto per evitare che criminali colpissero napoletani che stessero andando allo stadio. E poi un riconoscimento alla famiglia di Ciro Esposito che ha avuto un comportamento esemplare, tutti, la mamma che rappresenta tutti noi, con quelle parole di perdono, di amore, di giustizia, e che vuole mettere fine al rapporto tra sport e violenza. Quindi oggi Napoli si schiera dalla parte dell'amore e di Ciro che vive e con il suo esempio vuol far sì che non accada più quello che è accaduto a Roma nella finale di Coppa Italia.